Mariano è uno dei nomi meno popolari in Italia e io non so come sia possibile questa cosa perché è un bel nome. Come state, amici? Tutto bene? Avete passato una buona giornata? Ciao belli, come va? Sento che questa live sarà qualità. L'hai annusata da lontano. Ciao belli, come va? Io oggi sono stato a Rimini, quindi la mia giornata è iniziata nel peggiore dei modi. Come va, ragazzi? No, ovviamente sto scherzando. Ciao Viola, grazie del terzo mese. Ciao Poldo, il mio ex si chiama Gianmaria, non mi piace. Che cazzo di problema hai col nome Gianmaria? Un bel nome, Gianmaria. In generale, tutti quelli che iniziano con Gian hanno personalità. È tipo il prefisso tipo Superman, capito? Perché c'ha super. Ciao, un'altra Viola, quindi grazie a Viola005 e grazie a ViolaU per il decimo mese, grazie a entrambe le Viole, grazie a Dailpunk per il ventesimo mese, forse che domani è il mio compleanno, oh, grazie a Satan's Love Me per il sesto mese, a Rob per il Prime e a RVG Matt per il quindicesimo mese, anche a Fabbro Coldiur che è sempre in mezzo ai coglioni, preferiresti dover fare la cacca ogni volta che mangi o ogni volta che ti fa la doccia? No, ogni volta mi faccio la doccia, bro. Perché so che almeno so, cioè, per farmi la doccia sono in casa o sono in albergo, comunque se sono fuori o comunque c'è il cesso. Ogni volta che mangio, cioè, metti che ne so, non lo so. No, ogni volta che faccio la doccia, sì, anche perché mangio tipo colazione, pranzo e cena e invece la doccia me la faccio una volta ogni 2 settimane, quindi ci sta, secondo me. Ovviamente sto scherzando, mi faccio una doccia una volta ogni 3 mesi. Allora, belli miei. Grazie anche a ST Bugo per il sesto mese e a Trava Alone per il quarto mese. Oh, mi raccomando, facciamo esplodere Foggia, che è una cosa molto importante. Allora, amici, come va? Avete passato bene? Ciao Poldo, Marco Merino si è tatuato la Sicilia. Sì, l'ho visto in live questa cosa. No, non credo che ci reagirò. Comunque, com'è andata ieri con Sedia che non c'ero? Mi sono fatto molto male. Però mi sono ripreso. Mi sono ripreso alla grande. Comunque, devo darvi una brutta notizia, ragazzi. Io ho 4, 5, 6, devo andare in Sicilia. E la brutta notizia non è che devo andare in Sicilia, ovviamente, perché viva la Sicilia, ma che devo fermare le live per 456. Che brutta cosa, è che devo scendere per il passaporto. Sì, il pianeta delle scimmie, bravissimo. E devo andare a ritirare il mio passaporto. Tra l'altro, info interessante, ragazzi. Forse mi compro una macchina. E sai qual è la cosa più interessante? Che sarebbero tutti i soldi di YouTube. La potenza! La potenza! Avete visto? Ho fatto il. La potenza! La potenza! Grande Poldo non andare a sbattere. No, sono tipo 3 anni che guido e non ho mai avuto nessun problema con la guida. Cioè, non ho mai rischiato né minimamente un incidente. Ecco, mo me la sono tirata, ovviamente. Signori! Madagascar! Cosa cazzo è sta cosa? Scusami un attimo, eh. Cosa cazzo sta succedendo? Eccolo. Signori! Madagascar! Credo fosse la intro del gioco. Tra l'altro il volume è altissimo. Lo abbasso, penso qua ci sarà un menu opzioni. Madagascar utilizza la funzione di autosalvataggio quando appare la seguente icona. Cioè, ma voi ci ragionate mai, ragazzi, che tutto a posto, Madagascar. No, dico, ci ragionate mai che serve mettere l'avviso che c'è l'autosalvataggio? Perché in quel periodo non era una cosa così scontata. Wow, che figata. Allora, un giorno finirò tutti questi giochi nel mio archivio di giochi che ho fisici e dovrò iniziare a comprarli da eBay. Sono molto felice di questa cosa. Ciao Bema, grazie al quinto mese. Bella Poldone, com'è il Madascar? Hai scritto Madascar, stupido. Comunque, grazie. No, è il gioco, non è il film, ragazzi. Non è il film. Questa live verrà trasformata in video, quindi divertitevi, va bene? Sì, facciamo una nuova partita intanto, così
Così posso abbassare il volume, suppongo. Avevo sto gioco da piccolo. E chi te l'ha chiesto? Scusa. Wow! Wow, che bello! Oh, cavolo! Ha un odore strano. A parte zoo. Questo... Si trova proprio al centro della meravigliosa New York. Guarda quanto sono felici tutti quanti. Ma chi non piacerebbe? Beh, a dire il vero... A me! È droppata la qualità cibo, grafica! I palloni, gli animali... È bellissimo! Babbo Natale, i sassi... Ma non so se è il posto giusto per me. Piccione low quality! Oggi compio 10 Pokers. Anni. Deve esserci qualcosa di meglio. Forse... Oggi lo scoprirò. Raccogli 3 carte allora, di abilità. Mi dà molto fastidio intanto l'audio fortissimo, quindi fatemelo abbassare. E dicevo... Ok, adesso dovrebbe andare meglio. Dicevo, mi dà un botto fastidio il fatto che il doppiatore non sia lo stesso. Mi dà parecchio fastidio. Come va con l'audio, raga? Facciamo così, guarda. Madonna, scusatemi, lo so, vi stanno esplodendo gli occhi. Verrà qualcosa di interessante. Così dovrebbe andare bene. Volete che abbasso l'audio o ci siamo? Let's go, Madagascar! 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 Audio giusto, perfetto. No, dicevo, mi dà molto fastidio che il doppiatore di Martin non sia quello del film. Che puzza. Perché che puzza? Madonna, sì, però io se clicco fuori dallo schermo mi esce. No, ma perché non mi fa girare la visuale? No, non mi fa girare la visuale, quindi comprenderò solo le carte. Qualcosa di nuovo. Perché quella bambina correva così? E perché quel figlio di puttana mi fa le pernacchie? Pezzo di merda, cazzo, solo perché sei là fuori. Vieni qua dentro che ti spacco il muso. Altro che... Andiamo sul tapirulan. Adoro il tapirulan. Io ogni volta che vado sul tapirulan. Come esco dal tapirulan? Diventerà uno schianto. Che tasto è la stella? Ok, era C, ragazzi. Ma come ho fatto a girare la visuale? Perdonatemi. Sto premendo tutti. Fatemi guardare i comandi, per favore, perché sto impazzendo. No, non ci sono i comandi. Torna la mano. Negozio di souvenir. Obiettivi. Come giro la visuale? Ho premuto C. C di stella, ovvio. Sì, sì, no, ma. Come cazzo giro la visuale? Ma non si può. Sto premendo tutti i tasti. Gli ho sputato? Niente, vabbè, non si può. Con X. Con X ti centra la visuale. Ma cioè io devo prima girarmi tutto e poi con X mi centra la visuale. Cioè questo è l'unico modo di girare la visuale che il gioco ti propone. A parte tutto non correre così che cadi dalle scale. Ma è incredibilmente spratica come cosa. Va bene. Che ho sbloccato, nuova abilità. Let's go, calcio! Minchia, Cristiano Ronaldo. Per tirare un potente calcio ai cancelli, premi il tasto di attacco, così li aprirai. Eh beh, grazie al grande cazzo, ma qual è il tasto di attacco? C? No, non è questo tasto, a quanto pare. Certo che mi piacerebbe. Ah, è il tasto sinistro, il problema è che se vado nell'altro schermo, ho aperto il rubinetto dell'acqua. Così do i calci, perfetto. Bomba. Sinistro di calcio, ovviamente. Perfetto, calci tirati con piacere. Non si riesce a muoversi di nascosto. Brutale, ragazzi, brutale. Allora, qual è la trama di Madagascar? È tipo Gomorra. Oh, raga, ma che cazzo guardate? Dovrei tipo... Oh, Alex il leone, mio padre. Totalmente, hey, Alex il leone. Sei proprio il leone che... Ciao, Alex. Dai, Marty, mi ricordo benissimo che è il tuo compleanno. Non fare il ruffiano con me. Ma io parlavo sinceramente. Mi fa piacere vederti. Ok, mi hai colto di sorpresa. Alex ha la voce di Junior di Dragon Ball. Non l'ho ancora incartata. 4 spettacoli al giorno. Junior di Dragon Ball. Tutti i ritmi, vero? Sì, 4 al giorno. E con 4 al giorno. Per ciò che fai e per il tuo tapirulan, non è la cosa più facile del mondo ricostruirsi da zero dopo ogni... No! Martin! Non posso crederci! Io sono fortissimo! Vuoi che rivediamo insieme il tuo spettacolo? Martin! Cannone speciale! Focalizzare il mio C e rimani fermo lì.
Perfetto, Marty. Ok. Io sono Alex Leone. Ciao, Gianco. Grazie del sesto mese. E quanto pare esiste. Siamo pronti al salto. Grazie anche a Nate per l'ottavo mese. A Maglio Gelido per il Prime. Ciao, belli. Trova tre carte. Ma strabiliante! Carte abilità. Trova tre carte abilità. Guarda, guarda. Sì! È stato molto infantile da parte mia. Ho mancato la carta. Vedere Madonna. I vostri visi sorridenti è la ricompensa migliore. Ma la colonna sonora è un banger e non c'è tridimensionalità finché io capisca come prendere quella carta. L'ho presa, perfetto. È che è molto difficile girare la visuale con la X. Oh, perfetto, gettone preso. Ci sono i pesci? No, non è un pesce, è una paperella. Devi trovare tre carte abilità. Voglio vedere quale sarà l'abilità di Gloria. Sicuramente sarà qualcosa sul body shaming. Tra l'altro, ragazzi, ignoriamo tutti il fatto che nel film Gloria in italiano è doppiata da Michelle Hunziker. Hai spaventato la paperella, mi dispiace. Ho preso tre carte. Nuova abilità. Scorra. No, salto doppio. Fighissimo. Ciao Voltex, grazie al TR1, bello. Dovresti riuscire a saltare più in alto. Al culmine della traiettoria, premi nuovamente. Oh, colonne sonore un banger. Raggiungere un'altezza ancora maggiore. Ora vediamo come salti attraverso i cerchi color arcobaleno. Ma guarda qui, piccione low quality. È super viziato. Facciamogli vedere chi sono i veri re di New York. Gli cagano addosso. Fanno il rumore degli aerei da guerra. Gli cagano davvero addosso. Ha detto, la battuta era, a qualcuno ha ordinato salsa barbecue. Usa il tasto di attacco per ruggire. Salta nei sette cerchi. No, devo fare cagare addosso i piccioni. Non permettergli di rovinare il tuo gran finale. Cioè, quindi lo scopo è che io devo fare cagare addosso i piccioni. Ok, qua c'è qualcosa. Oh, Kitamurt! Cioè, ma letteralmente loro hanno creato un nemico che come abilità ti caga addosso. Ma andatevene a fare in culo! Fammi girare la visuale. Oh! Andate a infastidire qualcuno. Cioè, lui è letteralmente un leone che si fa intimidire dai piccioni. Ce l'ho fatta? No, ho cliccato nell'altro schermo. Raga, come posso evitare che il mio cursore finisca nell'altro schermo? C'è un modo per evitare questa cosa? Vibrazione. Non c'ha nemmeno il controller attaccato. Non mi funziona il controller. Boh, provo a attaccarlo e ristaccarlo. Provo. No, il controller non mi funziona purtroppo, regà. Boh, il gioco si bugga. Non so, dovrei disattivare l'altro schermo. Butta il mouse. Non mi piace l'emozione. Quanti cerchi mi mancano? Scusatemi. Ah, ecco, facciano gli altri cerchi. Sono fatti tutti così i giochi vecchi. Vabbè. Gente, oggi vedrete uno spettacolo fantastico. Ora, ho preso sette cerchi. Sali sul tuo piedistallo e metti. No, non è ambientato al com'è? Al parco naturalistico di Roma. Come cazzo, il bioparco di Roma. Guarda che cinematica. Cos'era quello? Sono fortissimo. Allo zoo di New York. No, non è allo zoo di New York. Ma questa colonna sonora funky. Sei ancora il re. Non permettere a quei topi volanti di dubitarne. Sembra che il mio lavoro sia finito. Mi sembra un pochino giù. Forse dovresti fare una visita a Gloria. Ma la bocca come si muove. Il massimo per far tornare il buon umore a una zebra. Ci vediamo stasera al compleanno. Ora, se vuoi scusarmi. Totale. Bello che segua il film, sì. Però mi piace. Ho tirato un calcio alla High Voltage. Questo va bene. È molto sicuro. Non si riesce a muoversi di nascosto. Ma perché non posso tipo saltare via? Dove devo andare? Re strano. Re strano? Perché ha detto re strano? Vabbè, proseguiamo di qua. Chi c'è qua? Melman. Forse Melman mi farà sentire meglio. Melman, personaggio incredibile. Dentro, riesce a trovare qualcosa di peggio. Tra l'altro Melman germofobico. Cosa tipo. Cosa ti succede? È contagioso? Cosa mi succede? Dai, però la sua voce non è male. Mi sento un po'. Oh, io tutto bene. Tranne per i germi, naturalmente. È vero, era germofobico. E poi sto aspettando la medicina da almeno 38 minuti. Oh, Marty, è la fine. Come farai a resistere? Ok. Ci vediamo, Melman. Melman è Claudio Moneta, siamo sicuri?
Ma è lo stesso doppiatore? No, non credo. Scusatemi, ma perché questa cosa? C'era il dettaglio di farlo parlare con l'elio senza motivo? Qual era? I ragazzini giocano sempre a quel videogioco. Come lo uso? Adoro questo gioco. What? Ma che cazzo è questa? Ma che cazzo? Ma no, questa non è la lore di Madagascar. Ma che cazzo? Vabbè, io gioco. Che vi posso dire? Ma io gioco, ragazzi. Non lo so. Io lo faccio. Non so cosa sto facendo, ma io lo faccio. Lo so che non... Ma è tipo Takeshi's Castle. Ma che è? Vabbè, io sono il capo, però. Ah, ma mi stanno attaccando il castello, figli pulla. Mo' arrivo, bro. Ok, e rimangono 6 carri armati. Mi stanno attaccando il castello. Oh, Kidamurt. Morto. Stupido scemo. Ma io non so perché questa cosa dei carri armati sia collegata con... Devo distruggere l'ultimo carro armato. Ce l'ho fatta! Meglio di World of Tanks. Dai, raga, ma io non voglio giocare a World of Tanks. Cioè, sono su Madagascar 2. Cioè, Madagascar 1, perdonatemi. Fatemi giocare a Madagascar 1, per favore. Senti, va bene. Come esco? Sì, perfetto. Game over. Abbandona il gioco. Esci. Abbandona il gioco. No, no, dovevo abbandonare il gioco. Ok, abbandona il gioco. No, voglio solo uscire da questo cazzo di gioco. Cristo Dio. Ok, cosa devo fare? C. X. Ragazzi, non so i comandi. Cosa devo fare? Sei bloccato qui per il resto della tua vita. Premi tasto destro. Se clicco tasto destro, rinizia. Usa il mouse. Non vedo il mouse. Non c'è il mouse. Come cazzo esco da questo gioco? Voglio solo uscire. Come cazzo esco? Allora, la freccia rossa che va verso... Cioè, tipo... Sto per tirare un pugno. Cosa ho fatto? Premi tasto sinistro. Se io premo tasto sinistro non succede nulla. Che vuol dire la freccia rossa in alto a destra? Che devo cliccare? Vai, io premo tutti i tasti, ragazzi. Ho fatto uno screen. Scusate. Devi cliccare la freccia rossa, scemo. Non ho una freccia rossa nella tastiera. Mo' è spazio la freccia rossa. Era spazio, ragazzi. Ragazzi, la freccia rossa era spazio. Perfetto. È l'unico tasto che non ho cliccato perché ho detto dai, non sarà mai spazio. E invece era spazio. Melman mi farà sentire. Era spazio, ragazzi. Era spazio. Kidamurt, bambino di merda! Ma non pensavo di potergli tirare la saccagnata nel naso. Cazzo, ma mi dispiace. Adesso non volevo picchiare un bambino. Ma non l'ho fatto. Cioè, ma perché gli sviluppatori hanno messo la possibilità di picchiare i bambini? Buon compleanno, Marty. Oh, grazie, Michel Lunziger. Senti, sorella, vogliamo correre o restare qui a roderci tutto il giorno? Ma chi sono sti pedofili? Ma Cristo Dio. Perché c'è un palloncino? Sanno che... No. Allora sono fuori di... Assolutamente. Avete sentito la zebra? Basta parlare, è ora di puntare. A dire il vero, non abbiamo soldi da puntare, ma se si organizza una bella corsa, accettiamo la sfida. Non si sa chi siano questi. Ciao Stezzari, grazie al terzo mese, ciao Tortellini in brodo 04 per il Prime. Ai vostri posti, pronti?
Ah, ma è la gara. Oh, dimmi che posso rotolare e poi verrà bloccato per body shaming. È vero che potevi prendere i peperoncini. Damn, she fucking tick. Non posso fermarmi. Ma fa il rumore di un treno. Sembra il pollo di Robin Hood della Disney. Vaffanculo, stupido. Saremo noi. No. Ma come cazzo fa ad andare così veloce? Ma va a scarcarta. Ti sto raggiungendo. Prendo la scorciatoia. No, raga, è incredibile. Damn, she fucking tick. Da piccolo era difficilissimo sto livello. Meno male che io ho 21 anni. Posso farcela. Subway Surfer. Ma dove cazzo hai visto Subway Surfer? Perdonami. Oh, stupido. No, ma come fanno ad andare così veloci? Le tue grasse zampe del ippopotamo sono troppo corte per noi. Body shaming. Totalissimo body shaming. Stupido. Ha fatto qua. Sfondare qualche balla di fieno e trovare una scorciatoia. Ok, vabbè, ormai la so la scorciatoia qui a sinistra. Ti abbiamo battuto. Ce l'ho fatta. Implora pietà. Hai vinto per un chilometro. Ah sì, beh, forse era meno di un chilometro. Ma hai comunque battuto quelle. Degli struzzi che fanno body shaming su un ippopotamo. Society. Credo Society. Di non avere più nulla da fare. Ora stanno facendo battute tremende, aiuto. Ragazzi, no, giochi d'altro tempo. Alza la testa. Sono ostrich. Dopo tutto il tuo compleanno. Hot dog. Hot dog. Perché ho spostato qua? Che senso ha avuto? Domineremo questa sfida dall'inizio alla fine. Ma si può rifare la sfida? No, non mi interessa. Allora, vediamo che c'è qua. Perfetto, non devo andare di qua, dovrei andare di qua. Apriamo anche questo portone. Che buoni gli hot dog, vero? Piscina dei pinguini. No, godo, i miei personaggi preferiti. I pinguini tattici nucleari. Ma che stanno facendo? Che combinate di bello? Informazione riservata. No, ma come me l'avete rovinata la voce? Mi sembra che tu stia perdendo tempo vicino a un buco nel muro. Assolutamente no. Stiamo svolgendo un'operazione segreta di addestramento per insegnare al quinto. No, raga, ma la voce era solenne. Qua parla di. Ora che ci penso, l'operazione non è poi così segreta. Me l'hanno rovinato totalmente. Certo, è meglio di tutti i miei altri programmi. Skipper totalmente tremendo. Devi dimostrare il tuo valore. Quello è soldato. Muovi la canna a sinistra. Sembrava le Bonsky, tipo, come che si chiama. Tieni premuto il tasto di azione. Quando vuoi tirare in secca il pesce, rilascia il tasto di azione. Ah, devo pescare. Mamma, geniale. La distanza dell'esca. Semplice, no? Ora vediamo se. Ma poi non aveva questa personalità, era tipo soldato, fai questo, questo, questo e quest'altro. Come lancio? Tasto destro. Non. Vabbè, è facilissimo pescare. Meno male che sono un adulto. Abbastanza rapido, figliolo. Il pesce strappa l'esca dall'amo se non hai i riflessi pronti. Riprova. Comunque mi sa che la voce di Skipper nel gioco è Pietro Baldi. Scommetto che il mio cane è più forte. Oh, quello giallo, quello giallo. Hai preso. Ma volevo quello giallo. Il colore sbagliato, è inaccettabile, ricomincia immediatamente. Ah, devo prendere quelli verdi. No, ma difficilissimo sto gioco. Resisti, soldato, resisti. Non ci sono pesci verdi. Ah, eccolo. Ok, pesce verde preso. Così, uno, due, tre, quattro. Non ci sono altri pesci verdi, ragazzi. Quello è giallo. Ah, eccolo. Easy, easy. Meno male che sono un adulto. Veramente da piccolo sarebbe stato difficile. Ora prendi solo aringhe rosse. Razzismo pure sui pesci. Questo gioco è omofobo, razzista, xenofobo. E ogni cosa di tutto e di più mi fa male la testa. No, sono uscito dallo schermo. E sto per disattivare. Forse ho un'idea migliore. Attenzione, visitatori del ops. Vi ricordiamo che quando vorrete visitare ancora i pinguini, dovrete. Figliolo, i numeri del pescatore ce li hai, ma la guerra richiede una certa creatività. Prendi un leone di peluche, potrà tornare utile. Devo inculare un leone di peluche, ma che vuol dire?
Non arrenderti, ok, ha un mega cappello. Ma perché quel piccione è così grande? Non vedo l'altro coso di Alex il leone. Ah, eccolo. No, non volevo prendere lei, mi scusi. Scommetto che il mio cane è più forte di quegli uccellacci. Oh, voglio prendere quel cazzo. Ma che difficoltà, ma devi avere un predict di... Scusi, oh, ma... Ah, ma forse devo prendere quello piccolo, tipo. Resisti, soldato. No, resisti. Gli ho inculato la... gli ho inculato la bevanda. Voglio solo quel cazzo di leone. Avanti. Oh, ma porco, uno, due. Tre, raccogli gli oggetti. Ah, prendo le monete, non lo so. Ah, ma vaffanculo, devo alzare la mira. Ma perché non mi avete avvisato prima? Io pensavo... Pescare, soldato, in fretta. Oh, ce l'ho fatta, dovevo alzare la visuale. Cappello, cappello. Bellissimo, cioè è un simulatore letteralmente tipo di... Non la faccio questa battuta. Cappello da cowboy, è un po' grande, un po' oversized. Fottute goth girl che vestono oversized. Dovevi alzare la mira, bravissimo, vedo che sei perspicace. Quelli sono occhiali. Look at my boy, it's high noon. Grazie. Occhiali da sole, perfetto. Anche qua sono abbastanza oversized. Credo che li abbiano aumentati perché sennò non si vedevano. Un secchio. Hai preso. Hai giocato davvero bene, il tuo addestramento è completato. Risparmiamo le battute sul Napoli. Non... Guarda come corre. Chissà se Melman si è calmato a sufficienza per parlare. Ok, questo che è? Raccogli un tiki per recuperare un punto salute. Perfetto. Kowalski rule 34. Come non spammare, Lollo. Ehi, Marty, prima mi sono dimenticato di farti gli auguri. A volte mi lascio distrarre dai miei problemi. I miei requisiti igienici non sono soddisfatti. Cosa hai detto? Non mi intendo di medicina. La mia squadra di disinfezione biologica è ancora in ritardo. Non si trovano più persone in gamba. E poi è iscritta. Lui è proprio ansiogeno. Cioè, è molto. Gli è venuto bene, Melman. Da solo il tuo Bravi. Recinto? Non credo che tu abbia mai ingaggiato una squadra di. Io voglio vedere le scimmie. Ci sono le scimmie in sto gioco? Sì, certo che sì. Ma credo che mi toccherà arrangiarmi da solo. Succatemi. Salutiamo Graziella Napoli. Dobbiamo raccogliere la sporcizia. Melman. Se non ti piacciono i germi, premi il tasto di attacco. Ma in che modo hanno pensato fosse una buona idea? Ma mi stanno lanciando la sporcizia nel recinto! Ma questa è inciviltà! Oh, non mi cagare nel recinto, figlio di puttana! Ma che cabboni, yo dog! Ma quando hanno pensato che fosse una buona idea farlo scivolare così per buttare voi via la spazzatura? Cioè, dopo un po' diviene un mal di testa atroce. Continuano a cagarmi nel recinto, però sta cosa non va bene. Ma hai sentito il modo in cui ha detto che schifo? Vediamo se lo dice di nuovo. Sparite, sporcaccioni! Sono dei germi con le ali e col becco. Col becco! 29 su 50. Ce la faccio! Sì, vabbè, ma che cazzo è, raga? Ma che cazzo sei? L'umido sono! Finalmente, la squadra di pulizia! Visto, Marty? Hai visto? Incivili. Sì, Melman, non dubiterò più di te. Ma non prendermi alla lettera. Mi preoccupa di più l'effetto del caos. L'ha doppiato Tearless Raptor. Che schifo! Sono certo che si riprenderà. Invece dovresti preoccuparti del tuo stato mentale. Lo zoo ci sta facendo impazzire. Devo trovare. Perché la è Rayman, Melman? Spiegami. Grazie, Melman. È ora di tornare. Da notare che pulisce la cacca strisciandoci sopra. Scusami, Marco Merino come ha fatto a casa di Dani Moccia? A cena e per dessert. Dai, forza, forza, storia, storia, storia. Ah, siamo alla mappa. Ha finito il primo livello, let's go. La fuga di Martin, livello sbloccato. Animazione lucchetto e si va. Questo è il negozio di souvenirs, ovviamente. Mentre qua abbiamo mini golf tiki. Secondo me è incredibile mini golf tiki. Inseguimento a New York. Ammutinamento. Gioco del disco. No, ragazzi, ma la mappa è bellissima. Giungla misteriosa. Salva i lemuri. Banchetto selvaggio. La natura chiama. Ritorno in spiaggia. Marty al salvataggio. No, ma è pazzesca la mappa. Battaglia finale. Mi sono spoilerato il boss finale. Tu non hai idea, sono uno più bello dell'altro. Beh, raga, è veramente pazzesco sto gioco per essere di quell'anno. La mappa non è bellissima, tu sei bellissimo. Oh, sembra il video di Mr. Beast.
today we're gonna fucking explode this skyscraper. Vai, vai, giochiamo a livello. Tasto spazio. La fuga di Marci. Marti, volevo dire. La faccia. Psst, Marti. Sì. Mi sono giunte voci sulla tua presunta insofferenza degli angusti confini della tua cella. Potresti ripeterlo con parole tue? Vuoi andartene? Sì, è vero. Benvenuto sul treno della libertà, mio monocromatico amico. Sono qui per spronarti. Non devi fare altro che starmi sempre di... Sì, sì, no, lo so che molti... molti di questi giochi venivano fatti prima che uscisse il film e i sviluppatori non avevano idea di cosa c'era nel film e gli davano giusto la trama per sviluppare un gioco. Però qua il film già lo avevano. Infatti è precisa la storia. Circa. Ecco la situazione. L'intero zoo è diviso in zone da cancelli chiusi a chiave. Ok. Ogni chiave apre il cancello con l'immagine dell'animale corrispondente. Per aprire i cancelli usa le chiavi presso i terminali. Il primo cancello da aprire è quello degli... Il primo cancello da aprire è ancora una volta... Ciao ragazzi, sono Skipper WGF. Ci dovrai strisciare attraverso il buco. Tu non sai ancora strisciare, ma a questo possiamo pensare noi, tre nostri agenti. Tu non sai strisciare. Ho nascosto alcune carte abilità. Ognuno di loro ti darà la sua. Prendile tutte e tre e sarai in grado di strisciare fino a raggiungere la guardiola. Vabbè, no, quell'elefante mi ha colpito ora nell'anima. Vabbè, porello, bro. È arrivato il momento della mia mossa speciale? Negli ultimi giorni Darnell ha tenuto nascosta una carta abilità. Bravo Darnell, ragazzi. Chat, un applauso per Darnell in chat. Dai, dai, facciamo un applauso per Darnell. Darnell. Sei sicuro che la sputerà dalla bocca, vero? Ci conviene sperarlo. Oh, battuto sulle chiappone? Va bene, ci siamo. Ciao Ergoderio, grazie al Prime. Ottimo lavoro, ora prendi dagli altri due agenti. Ottimo lavoro, non ho fatto nulla, ho guardato. Altro agente, il cammello. Hey, Nick! Nate! Ha detto che potresti avere una cosetta per me. Esatto. No, regà! Nate ha fumato troppo. Nate ha fumato davvero troppo, ragazzi. Il cancro ai polmoni è una brutta cosa. Usa, parla. Che succede? Con chi devo parlare? Perdonami. Intanto scusa, Skipper, se ti do i calci, però. Hai la seconda carta abilità. Dai un calcio a quel cancello per raggiungere il rinoceronte e la guardiola del custode. Darnell best side character, si è visto mezzo secondo. Bel calcio. Fa attenzione. What the heck? Ho ammazzato una persona, ragazzi, questa cosa è orribile. Devo prendere l'ultima carta. Torna qui, animale. No, ragazzi, mi hanno arrestato al gabbio. E niente, la finanza mi ha preso. Non so che non devo scorreggiare. Allora, devo prendere l'ultima carta. Chi ce l'ha l'ultima carta? Beh, una guardia l'ho ammazzata, a quanto pare. Vieni, attenzione. Oh. Vieni. Perfetto, altro omicidio. Vai, rinoceronte. Quindi sto cercando... stai bene? Certo, benissimo. Madonna, il collo, ce l'ha distrutto. Solo che ho un corno, hai notato? Quindi ogni tanto devo caricare, anche se in effetti non vado da nessuna parte. Non è un'azione che abbia uno scopo, è solo un istinto, non posso trattenermi. È un grande Pietro Baldi. Complicato per me. Oh, è molto low poly questo rinoceronte. Perché sei qui, vuoi una carta abilità? Bene, eccoti servito. Va bene, dai, innecessaria questa cosa. Nuova abilità! Sgattaio, la movimento furtivo. Cioè, io quindi le carte le ho... Cioè, ho guadagnato la capacità di strisciare, dovresti tornare dal tuo amico pinguino. Con C si striscia, molto pratico. Prendiamo la carta. Ora che hai la chiave... Eccezionale! Verso il cancello giallo. Eccezionale! Non è che è la carta... Vai. Vai, mettiamo la carta qui. È una chiave, comunque, non una carta. Let's go, ragazzi. Zona struzzi, mio monocromatico amico. Zona struzzi. Il cancello della zona scimmie. Vai a parlare con quei grossi uccelli e scopri se sanno qualcosa. Aspetta, prima devo ammazzare una persona. Presso la zona di sgancio. Fa attenzione, amico striato. Badung! Ragazzi, ma questo è un gioco di spionaggio pazzesco.
con delle guardie veramente tremende. Attento ragazzo. What the hell? Non ha visto niente lei? Non ha visto niente. Salve, lei ha qualcosa da dirmi? Niente. Scusa, con chi devo parlare? Perdonami. Ti consiglierei di sfruttare quei bidoni. Lanciali verso quel... Calcia il bidone, minchia Fabbro, ma te ti ricordi tutto? Skipper è Renato Cecchetto. Non è il vero Renato Cecchetto. Comunque aspetta. Calcio d'angolo. Sì sì, vai a fare la pipì, tranquillo. Ma qua invece devo killare qualcuno. Cos'è stato? Ma perché è caduto? Io continuo a uccidere statue. Aspetta. Non si è accorto di nulla il signore. Va bene, tutto normale. Martin, è troppo divertente uccidere ste persone. Va bene, e dove andare di qua abbiamo detto. Vai, vediamo cosa c'è. Distruggo le statue intanto che ci sono. Non fare bordello, che dobbiamo... Non farci beccare dalla polizia, a te fai casino. Si vede la mappa fuori? Perfetto, adesso sappiamo di essere nel vuoto più totale. E perché sento una rana io? Giuro che io sento una rana. Non sono pazzo. Ma la sento, c'è una rana! Dove devo sgattaiolare? Perdonatemi. Ah, ecco, qua. Sono i versi degli struzzi. Bro, ma che cazzo di struzzi c'hanno qua? Ma quale rana? Io sento una rana, ti giuro. Prendi questo. Madonna, ragazzi, che violenza questo gioco, comunque. Sfruttando il la peta approverebbe. Di strisciare, puoi abbassarti dietro quelle siepi. E quindi non mi vede, bravissimo. Oh, oh. Sarò dal lato opposto di questa gabbia di uccelli. Ta-na-na-na-na. Vaffanculo, stronzo di merda. Fa attenzione, amico striato. Conviene fuggire, zebra. Ragazzi, sono stato beccato dalle guardie. Chiedo scusa, Ercicoria. Guardie, non riuscirai a uscire dallo... Le chiama letteralmente guardie. Sento degli zoccoli. Odio gli zoccoli. Sento degli zoccoli. Hai preso 5 stelle. No, aspetta. Missione, è che voglio ucciderlo. E usare un minimo di cautela. Ehi, ehi! L'ho menato. Beh, che dovevo farci? Non dire niente, ho sentito. Ma quanta faccia! E cosa avresti sentito? Molto divertente. Sì, il mio naso è piuttosto prominente. Ammetto che la cosa mi infastidisce. Doraemon. Si tratta di un grave problema medico che interessa. Pietro Baldi doppia 12 personaggi in sto gioco. Sì, andrò a farmi una plastica. Poi potrò divertirmi a sottolineare i tuoi difetti. Calmati, amico. Non... Madonna, ma che frustrato. Sto solo cercando di uscire senza che le guardie mi vedano. Beh, siccome non sei venuto per distruggere quel poco di autostima che mi rimane, posso anche dirti che prendendo a calci quei lampioni con gli altoparlanti... Ma no, io gli ho abbassato l'autostima, ma no! ...tireranno le guardie. Ok. Devo... Attento, ragazzo. Si sta divertendo con gli altoparlanti. Wow, ma fra, ma sto ghiattone, mo l'ammazzo, guarda, guarda. Ah, è un altoparlante che fa tutto questo rumore. Ma secondo me lui parla tipo... Ma perché è finito a sinistra poi? È infastas fuckboy. Ho ammazzato una persona. Ho ammazzato un altro... Ho ammazzato un signore anziano. Poverino, mi dispiace un sacco però. No, proprio morto, defunto, è partito per l'altro mondo. Va bene, Skipper, dove devo mettere questa chiave? Dimmi, dimmi. Ora è la chiave. Apri il cancello con un calcio e seguimi. Ah, ok, ok. Scusami, pensavo di dover tornare indietro. Watung! Ok. Dove è andato? È andato qui? Zona struzzi. Ah, perfetto. Ci sono troppi nemici qua. Come li ammazzo? Oh, sì! Ma l'avrà visto arrivargli addosso. Non lo so, credo. Scusami, lui come l'ammazzo? Mi serve il bidone. Che devo fare? Ah, guarda. Ah, no, è già disattivato. Questo. Stupido. Hey,
l'altoparlante. Dai, non guardare le soluzioni online. Forse dovrei tornarmene al mio posto. No, rimarrò qui ancora un po'. Perché l'ho mancato, scusami? Oh, sono andato nell'altro schermo. Perdonami, come ho fatto a mancarlo? Ah, devo mirarlo meglio. Perfetto, così lo sto mirando perfettamente. Scusa, perché non lo prendo? Vabbè, faccio così e basta, no? Attenzione. Va bene, a posto. Ma io mi ricordo assolutamente tutto. Siamo nella zona scimmie. Zona scimmie, godo! Fucking monkeys! Perché non posso discutere con le scimmie? Procede a distruggere tutto. Ha urlato goal. Security. Ciao bro. La strada che facciamo? È bloccata da quelle due guardie. Dietro di loro vedo un carrello. Aggira la gabbia delle scimmie e neutralizza le guardie. No, non posso guardare i live vivi di film di Madagascar. Cos'è che devo fare? Scusa, non ho capito. Devo parlare con le scimmie. Hello? Oh, guarda un po'. Attento, ragazzi. Hey, hey. Double kill. Damn. Scusate, mi piace troppo il verso del fono del film. Oh, sì! Mi piace! Quello cos'è esattamente? Ah, il lampione, scusatemi. Quello è il verso della foca, non della scimmia. Madonna, ragazzi, devo smetterla di fare male ai signori anziani. Dammi sta chiave, figlio di troia. Ok, dove devo andare? Qui? No, non posso andare qui. Devo andare qui, allora. Oh, sì! Mi piace! No, un altro arcade? No, va bene, dai, vediamo che, di che cosa... Ma sto giocando con la chiave! Gioco. Ma parla con... Perché è cursatissimo? È tipo... Polybius! Wow, wow! Ma perché record 5000 se io non ci ho mai giocato? Soldi 5? Ah, scudi 5, perdonatemi. Ma perché ci sono questi arcade in mezzo? Wow, damn boy! L'ho ucciso, ragazzi, tranquilli. Sono il giocatore più forte in Italia di Space Battleship Madagascar per PS2. Ma perché c'è Darkrai che mi attacca senza... Wow, ma qua diventa serio il gioco. Che figata, guarda, ma cazzo, è bellissimo sto arcade. Ok, ok. Tranquilli, tranquilli, posso handlare tutto. Ok. Vabbè, bella partita. Sto giocando una collection di tutti i giochi NES. Sì, sì, ci sono vari cabinati in giro per lo zoo. Attenzione. Ho capito, però non vedo nulla. Monkey. 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 Fucking monkey. Non urlare, scemo, che ci sono le mani. Stupido. Stupido! Madonna, che violenza carnale. Mettiamo la chiave qua. Ok. Questo gioco è fatto benissimo comunque. Per quell'anno è fatto davvero bene. Vai, stiamo riuscendo a fuggire. Zona orsi. Eveor, gli orsi. Eveor. Hello? Bidone. Wow, damn. Ma che cos'è? Ehi, hey. Ehi tu! Sempre amico, Pietro Baldi! Stai avventurando direttamente sul sentiero del pericolo. Cosa vuoi? Grazie, dire? Pietro. Grazie, parlo Orso Polare. Il cacciatore dello zoo, quel pazzo che hanno assunto per la sicurezza notturna. Il quando pazzo! Tutti sono tornati a casa. Costruisce con le balle di paglia un fortino davanti al cancello principale. E attento ai suoi dardi con il sonnifero. Se non vuoi addormentarti di colpo, tieni giù la testa.
Perfetto. Freddy Fazbear? Sei tu Freddy Fazbear? Orf, 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 orf. Non è lui Freddy Fazbear. Ammazziamo le persone, aspetta. Un rumore? Io odio i rumori. Io odio i rumori. Sì, ma quanto ci deve mettere per fare questa animazione? Perfetto. Dov'è il cestino? Un rumore? Ciao Big Dado di Rubik, grazie del secondo mese. Ciao bello, bentornato. Buonasera Boldone, ciao bello. Sì, quanto ci deve mettere, madonna. Ok, ora lo posso uccidere? No, ancora no. Madonna, ma perché devo portarlo fino a qua? A posto. When the moon hits your eye like a big pizza pie. Attento ragazzo. Ma devo andare di qua? Eh no, mi ha beccato. Chiedo scudo. Ma non dovevo andare là. Lo so, bro. Ah, dovevo andare di qua. Chiedo scusa ragazzi, non l'avevo visto. When the moon. Ah no, dovevo andare veramente di là. Buonasera, buonasera. Ancora Messi, ancora Messi, ancora Messi. Attenzione, amico striato. Tranquillo, tranquillo, brother. Fanculo. Let's go! Dai, vabbè, però così è imbarazzante. Cioè, ho ammazzato 4 persone con un carrello del... Un pesce. Perché un pesce? Ehi, e io? Non posso volare con quelli. Quei palloni non sono abbastanza grandi. Amico, qui le nostre strade si dividono. Mi bastardo! Così, ma bastardo skipper con la voce di Claudio Moneta. Non puoi. Non è Claudio Moneta. Ho skippato il dialogo, chiedo scusa. E ho ammazzato ben 4 persone. Vabbè, adesso dovremmo cavarcela noi. Perché è così forte questo rumore? Dovremmo cavarcela da soli, ragazzi. Questo gioco ci insegna che la vita... Wow! Come hai fatto a liberarti? Ma no, è un signore anziano. No! No! Madonna, guarda che drammatica sta scena. Ecco che arriva, Crimson Mentone! Invece no, eppure avevano i fondi. Uomini in formazione! Guarda quei chiattoni che arrivano! Main gate. Zebra, sei spacciato. Ma guarda che mentone! So come sei arrivata fin qui, ma non fuggirai dal mio zoo. Va bene, Arnold Schwarzenegger. Non sono una tranquilla zebra da documentario. Wow! Ma perché stanno là senza motivo con la torcia accesa? Mi conviene. Ah, cioè, quindi io devo difendermi dal... Va bene. Prendi questo! Morto? No, mi ha preso. Ok. Ok, ok. 1v1 con lui, Attenzione! Mi ha ammazzato! Madonna, ragazzi, ma orribile l'animazione della morte. Cioè, vabbè, sto gioco... Se stai abbassato non ti prende. Hai ragione, bro. Mi ha preso. Ho visto nell'animazione che mi ha preso. Vediamo, proviamo. Un genio, Fabro Holder. Il massimo esperto di questo gioco. Come faccio ad ammazzare questo Cristo? Vabbè, facciamo così. No, mi ha visto. Porcaccia la miseria. Allora, prima questo. Ok. Poi hittiamolo col bidone. Aia, mi ha preso. Devo premere C. Devo hittare il bro col bidone. Non è quello il bidone. Scusatemi, come devo ammazzare questo tizio? Tripla A sto gioco. Vattene a fare in culo, Mattia. Scusa, mi dispiace se ti ho aggredito così. È che non hai giocato a Overwatch con me, quindi mi sono arrabbiato. Dai, ma come faccio a colpirlo? Oh! Sono morto. Fabbro, cosa devo fare? Mi spieghi? Purtroppo essere così grande e ammazzare tutte le guardie. Questo l'ho capito, ma come faccio ad ammazzare tutte le guardie prima? Prendi questo. Allora, questo l'ammazzo. Più difficile di Cuphead, vedi bene.
Wow. Ok, ora come faccio a uccidere lui? Se mi metto tipo qua davanti, lo ammazzo. Vediamo se gli spara tipo. Wow, lo trapassa. Cosa devo fare? Guarda un po' che sta a sinistra di lui. Ma prima quando l'ha fatto non l'ha preso. L'ha schivato! Sei bloccato qui dentro. Oh, cavolo. Stavolta non vi lascerò andare. No! Cesar! Volevo fare la scena di JoJo dove veniva schiacciato. Nuovo livello completato. Prossimo livello. Foggia. No, sono andato in Madagascar per sbaglio. Gli enti sul lavoro uccidono 2000 persone all'anno. No, ma lo so, infatti è una cosa tremenda. Inseguimento a New York. No, sta parte sembra bellissima. Questa deve essere la strada giusta. Vai. Dobbiamo assolutamente raggiungere la stazione. Scusa, centrale, ma... prima che Marty parta. Ma in che modo? Signora, vattene. No, mi dispiace, signora. Chiedo scusa, venga. Le do una mano. Scusi, ho sbagliato tasto. Wow, bellissimo sto livello. Il cappello di quella donna. Cagnino di merda. Polizia. La polizia che si caga addosso. Ma devo prendere tutti i cerchi, non ho capito. Buonasera. Ok, devo andare qua. Bello come sia tutto così piatto. Long Island. Cos'è che ha detto? Un altro cane. Guarda come si caga addosso. Taxi. Mi dà un passaggio per favore. No, vabbè, serve solo questo. When the moon hits your eye like a big pizza pie. Oh, tutte le bandiere del mondo. C'è un kebabaro secondo voi aperto a quest'ora a Long Island o a New York? Dove cazzo siamo? Ah, quella è la metro di New York. Mi devo ficcare là? Passo qui giù. Oh! Guarda come scappa il poliziotto. Oh, arcade! Videogiochi? Stranamente Marty non è qui. Volo turbolento aviazione. Cuphead! Ciao, Dabu, grazie per i 100 bit. Poldone, quando a Barico Slaggor? È gennaio. Cosa devo fare? Perdonatemi. No, ma è incredibile sto gioco. Integrità! No, ragazzi, ma questo gioco è letteralmente porco rosso il gioco. Ma poi quanto cazzo è fatto bene? Ma che quanto impegno per un arcade messo a cazzo di cane? Lo Zeppelin è sotto attacco. Ah, ma è lo stesso gioco di prima, però. Aspetta che ammazzo tutti. Ok. Devi difendere lo Zeppelin. Ah, non devo uccidere lo Zeppelin. Aspetta che ammazzo sto Cristo. A posto. Tutto bene, signore? Ma sbaglio o sopra lo Zeppelin c'era? Non vedo più nulla. Dove sono? Non vedo lo Zeppelin. Ma poi sti giochi sono fatti no bene. Meglio. Ragazzi, io non vedo lo Zeppelin purtroppo. Ah, eccolo. Senti, questo gioco mi ha un po' rotto le palle, sarò onesto con voi. Purtroppo mi ha rotto le palle. Pensare a Martin e a quanto sono arrabbiato con lui. I videogiochi gli fanno pensare a Martin. Signora, si caghi addosso. Bravissima, ottimo lavoro. Polizia. Acab, fanculo la polizia. C'era un T-Rex. Ho visto male io. New York. Perché ci avete messo tanto? Avete visto qualche... Perché c'era un cazzo di T-Rex? Regolate i folgoratori al massimo. Catturiamo quella bestia. È un cazzo di T-Rex. Ma sono vivi. Ah, è orribile questa cosa. Ma mi sparano? Vabbè, io intanto li faccio mangiare da questi pupazzi in modo orribile. Ragazzi, il corpo di polizia peggiore che io abbia mai visto. L'odio, cioè cadono nei tombini. Ma è assurdo. I gabinetti nella villa non ci stanno. La gente, guarda, la polizia va. È una cosa allucinante, ragazzi. Altro, cioè il corpo di polizia. Sono nel tombino. Salve. Se n'è andato.
Ma poi sono tutti uguali sti poliziotti newyorkesi. Fanculo New York. Signora, si caghi addosso, per favore. Bravissima. E poi è sempre la stessa signora, comunque. Un tizio è inciampato, mi sa. Pronto? Dottore? Mi è scivolato. Bravissimo. Procede tutto bene. Permesso. Aia. Ragazzi, purtroppo camminare per strada è una cosa importante e non va sottovalutata, ecco. Comunque è molto diseducativo mettere un gioco di un leone che gira a caso per New York così schivando le macchine. Poi i bambini lo fanno davvero. Un uomo in giacca e cravatta, lui rappresenta il padrone. Compagno per terra, cioè padrone per terra, compagni felici. Alex il leone è un compagno. Il taxi è quasi entrato nella... Ma non eravamo a New York, mica a Londra ci sono sti autobus. Figlio di troia, vieni qua! Vieni qua, bastardo! Volevo farlo cadere. Hai avuto fortuna? Nemmeno io. Il mio intuito femminile mi dice che la stazione centrale è da questa parte. Zitta, Gloria! Stazione centrale. Bellissimo. Posso distruggere le macchine? Oh! No, ragazzi, ma questo gioco è violentissimo! Ma non va bene questa cosa! Qualcuno chiami, che ne so, la polizia o qualcosa di simile! Sto distruggendo camion, cioè sono pericoloso! Però è un culo della Madonna, se posso dire. Chiedo scusa. Posso rotolare, damn! Ho sbloccato un'abilità, vediamo. Schiacciata di chiappe! Poi premilo ancora quando sono in là. Non sembra difficile. Bellissimo. Bellissimo, ragazzi. Frogger letteralmente. Ma è Madagascar per PS2. Schiacciata di chiappe. Macchine al volo. Vai via, macchine di merda. Fanculo di merda. Gli stronzi delle palle del cazzo di culo. Scusate, ho reagito male. Oh, ma perché? No, ragazzi, non si toccano le femmine. Polizia. La polizia violenta. Polizia violenta. Patente e libretto. Ma sono un ippopotamo, coglione. Oh. Madonna, veramente, le donne nemmeno con un fiorellino si toccano. Meglio del caffè. Ah, il peperoncino, giustamente. Io continuo a distruggere macchine per il solo. Oh! Quanti soldi sto prendendo distruggendo le macchine newyorkesi? Non ce li ho i documenti, sono un ippopotamo! Affanculo! Ci risiamo. Un traffico furioso. Madonna, New York è la città del traffico. Mi hanno appena investito per prendere una moneta. Moneta. Wow! Damn! Ci sono le strisce pedonali. Chiedo rinforzi. Ma vaffanculo, vuoi rinforzi? Strike 1. Strike 3. Dove sono arrivato? Bellissima tra l'altro sta parte, ragazzi, altro che GTA. Forse ho visto le targhette di Marty. Deve essersene sbarazzato. Davvero? Era il clou del momento, almeno ai miei tempi. Confermo, Berna, era meraviglioso per i tempi. Comunque, ciao Tommaso, grazie al decimo mese. Come stai, bello? Sei sicuro? Va bene. Vai, andiamo, nella metro. Non riesco a restare sotto la strada. Per me sono guai. Ma che sono questi audio che partono a caso? Oh mio Dio, incredibile. Per attivare la mia mossa elicottero. Mossa elicottero? Mi serve un passaggio. Grazie. Cos'è la mossa elicottero? Scusatemi. Non ci posso credere, è quella mossa elicottero. Ma quando hanno pensato fosse una buona idea dargli questa abilità? Sono caduto. Morto. C'è animazione di morte. Dark Souls. Usando la mossa elicottero, posso livrarmi sopra al vapore per salire. Io non ci posso credere, ragazzi. Questo gioco è innovativo, è geniale. Cioè lui può planare con altri capelli come Rayman, con le gambe ruotanti. Cioè non è possibile a livello proprio fisico e... Cioè non è possibile. Milioni di persone passano qui sopra ogni giorno, è orribile. Sì, guarda, siamo arrivati a Roma Sud finalmente.
Piana contro i piccioni maledetti. Oh! Quello cos'è? Ma che mala faccia! Non sei pagato abbastanza per combattere contro una giraffa, brother. Io ti avviso. Ragazzi, non siete pagati abbastanza per farmi del male. Ma fatevi i cazzi vostri e lavorate, che già siete tutto pagati. Figuratevi se vi dovete mettere a combattere contro una... una giraffa, per Dio. Ho problemi di sciatica. Ma Marty è incredibile, hai visto? Però ha problemi di sciatica, ha detto. Marty è ma sto livello, secondo me, da bambini era di una difficoltà atroce. Non sono nato per rimbalzare. Ce la faccio, ce la faccio. Non sono nato per rimbalzare. Stai volando, Cristo Dio. Non ti non gli gira la testa, ma credo che sia una giraffa, quindi. Tu e Poldo siete Melman e Gloria, glielo dico spesso. Niente, ragazzi, hanno accerchiato la polizia. Marty, cosa stai facendo? Cosa avevi in mente? E poi, dove credi di andare? Marty, cosa stai facendo? Cosa avevi in mente? E poi, Krillin! Tutto questo correre per la città? Lo sai? Ehi, chi è quella gente? Tranquilli, sono solo poliziotti. Io ogni volta che faccio le cose illegali. È arrivata la SWAT. Hai capito? È stato colpito da un dardo tranquillizzante. Mentre cadeva ha detto i dardi tranquillizzanti. Perché a lei tre? Non costringetemi a venire lì. Body shaming. Ehi ragazzi, spero che gli occhi siano stati sterilizzati. Melman, questo è l'ultimo dei nostri problemi. Dai! I livelli difficili li facevo fare a mia sorella. Madonna, che lore. Voglio arrivare in Madagascar. Madagascar, ammutinamento. Ma non vuol dire tipo quando mozzichi la testa a una persona. Questo cos'è? Gioco del disco. Vabbè, dopo lo proviamo. Vai, ammutinamento. Sono veramente curioso di questa parte. Io mi ricordo questa parte, ci sono i pinguini di Madagascar. Spero che ora tu sia. E tu sei nella nave, devi tipo girare... per uccidere tipo le persone che lavorano sopra. E ci offriranno regali accompagnati. Ci ho messo settimane a finire sto livello. Madonna. Essere sempre così negativo, Alex. Come no, il lato positivo. Questa è la cassa più scomoda in cui sia mai stato rinchiuso. Mi viene da invidiare chi viaggia in classe economica. Senti, non mi pare di avere costretto nessuno battuta a venire con me. Ehi, volete farla finita? Il vostro battibecco non fa bene alla mia sciatica. La volete piantare tutti quanti? Cerchiamo di essere positivi e reattivi. Sapete, qui dentro mi sembra di vedere qualcosa di scuro. Ah, fantastico! Quanto dura questa cutscene? Ho visto sto film almeno 30 volte e non so i nomi di sti personaggi. E niente. Guarda chi sono. Eccoli. Bravi ragazzi. Bene, soldati. Guarda Kowalski, c'ha... Ma torna agli occhi. Il prossimo obiettivo. Ma qual è il prossimo obiettivo? Dai, vaffanculo, che voce di merda. Il piano dovrebbe essere di rotare questa nave verso l'Antartide. Qualcuno verso l'Antartide. Personalmente metterei ai ferri il capitano e tutta la ciurma. Sì, Kowalski, è esattamente questo che si intende. Sì, nel film c'era una scena bellissima in cui loro erano nelle scatole e tipo piano piano venivano tipo illuminate e si vedevano loro dentro. Era bellissima quella scena, mi ricordo. Ciao cartoncino, grazie del quarto mese. Allora, io sono soldato in sono bene, così scivolo. L'addestramento corpo a corpo. Ah no, è soldato. È scivolata. Skipper. Madonna ragazzi, che goduria picchiare le persone. Ok, qui non c'è nessuno. Ragazzi, sto livello è bellissimo. Fin qui tutto bene, ho raggiunto il primo punto. Premi il tasto di azione per richiamare i soldati. Fammi prendere la chiave prima. Tu. Ricevuto. Ok ragazzi, procediamo. Un due. Bellissimo. Un due. Mi posso ficcare qua dentro? Mi sa. Ok, dove sono gli altri soldati? Perdonami. Ragazzi? Ragazzi, dove cazzo siete? Ma ha suonato la tromba, siete rincoglioniti? Venite. Cosa devo fare ragazzi per portarvi con me?
Guarda, guarda, mi sto cacando addosso, mi sto cacando addosso, mi sto cacando addosso. Cammina come un pinguino, perché non... Vabbè, usiamo. Ricevuto. Ok, ragazzi, procediamo. Un due, 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 un due. Sembra che dovrei trovare una chiave per aprire... Devo aprire la porta. Sono pazzo! Ora possiamo chiamarli. Ricevuto. Dai, venite, ragazzi. No, raga, ma la... Incredibile questo gioco. Pazzesco questo gioco. Veramente pazzesco. Sembra che dobbiamo attraversare il tubo. Avanti. Un due. Un due. Un due. Un due. Ma ragazzi, vi sentono? Parlate piano. Cioè, in realtà loro sentiranno... Ok. C'è permesso. Adesso non vedo, non vedo assolutamente nulla. Micio, micio, micio. Ora ti ho preso. Vai in ricognizione. Scusatemi, ragazzi, purtroppo non sono riuscito a... Ha detto spero che la mia ragazza si ricordi di me. Ma orribile. Sembra che quel marinaio abbia mangiato troppi steroidi. Conviene fare attenzione con... C'ha le gambe piccolissime. Guarda che thick ass. Oh, ma t'avevo ammazzato, figlio di troia. Comunque, il fatto che il marinaio dica spero che la mia ragazza si ricordi di me è bellissimo, perché l'ho appena ucciso. È bellissimo perché tipo sto in mare da così tanto tempo, spero che la mia ragazza ci sia ancora. No, vabbè, raga, che hit sto gioco. Ah, gli devo dare il colpo di grazia, mi giustamente. Conviene portare qui gli altri soldati prima. Sì, di infatti, infatti, hai ragione, chiamiamo i soldati. Forza, in marcia. Perché dice micio micio? Vabbè, raga, dai, deve fare la battuta. Deve fare la battuta. Dovrò sbarazzarmi dei marinai prima di poter chiamare i soldati. E come faccio a sbarazzarmi dei marinai? Gli devo far cadere qualcosa in testa. Mi fa venire un'idea. Potrei usarla per eliminare le guardie. Non ci posso credere. Ma sarà un piacere. Bellissimo! Nore, io mi ricordo questo livello. Era bellissimo da piccolo. Fottutamente divertente questa cosa. Cioè, ragazzi, questo è il gaming. Se io sono diventato un gamer, è per questo. Io adesso lo butterò in mare. Non sono assicurato, ha detto. Addio! Yeet! No, ragazzi, sto ammazzando delle persone. Ragazzi, scusate se vi ho portato qua. No, non posso più prendervi. Va bene. Scusi. Perfetto. In acqua. Arrivederci. Arrivederci. Li ho ammazzati. Ma letteralmente, perché mo stanno nell'oceano Pacifico. Non li becchi più. Cioè, sono morti, defunti. Forza, in marcia. Madonna, comunque Kowalski sembra un tossico. Un due, un due, un due. È l'Atlantico, ops. Un due, un due, un due. Ora apriamo questo. Incredibile, ragazzi, sto gioco. Veramente incredibile. Ma poi come tutta la nave è collegata. Sala macchine. Stiamo dirottando la nave. Come faccio ad aprire qua? Con un colpo. Un due, un due, un due, un due, un due. Ma da piccolo eri così violento, credo per colpa di sto gioco. Un due, un due. Devono fare la torre. Fate la torre, dai. Uccide tre persone e procede a suonare una trombetta. Che poi sono così in giro per la mappa. Scusate, devo ammazzare qualcuno. Stunk. Chissà cosa sta succedendo. Chissà cosa sta succedendo. Sto ammazzando delle persone, letteralmente. Ho preso una chiave. Attiviamo questo. Attiviamo i cessi. Non so per quale motivo. Cosa? Ho smerdato il bagno. Ma no.
No, verranno ricoperte di smerdo. Oh no, che schifo. È successo ancora. C'è qualcosa che gli non schifi di toilet. Scusate ragazzi, chiedo scusa. Io non intendo pulire. Io non intendo pulire, ragazzi. Bagno smerdato con successo. Macchinetta del caffè per i marinai. Facciamo finta di non aver visto nulla. Permesso? Facciamo finta di aver visto nulla. Un paio di cazzi, cioè va pulito. Aspetta che ammazzo sto ghiattone. Perfetto. Serve la chiave. C'ho la chiave. Io mi son perso sto meme di è colpa di Burger. Conquisteremo la sala radio o moriremo provandoci. Con due. Il bello che ha detto è vero, ancora non ci ho fatto caso, quindi non è la prima volta che si smerda. Ma poi perché un tasto fa smerdare i bagni, cioè, perdonatemi. Con due. Ok, siamo usciti. Ponte di pop. Scusate. Devo andare qua, suppongo. Procede ad ammazzare i marinai. Una cassa piena di palle da bowling. Giustamente. Le guardie laggiù sembrano tanti bei birilli. Questa cosa è bellissima. Non si è accorto che è morto il suo amico, tipo. Voglio colpirlo con una palla da bowling, aspettate. L'ho mancato. L'ho preso! Ce l'ho fatta! Morto, defunto. Let's go. Ehi! Mio omicetto! Non dovevo entrare in quel tunnel. Vai in ricognizione per trovare. Ah no, invece no, giusto. Poi chiamaci. Ah no, giusto. Devo andare là. Ma non entrare in quel buco. Gli devo mandare le palle da bowling in quel buco. Ho capito! Che coincidenza. Le guardie. Vabbè, questi li ammazzo in due secondi. Putunk! Ah, sapevo che sarebbe successo. Abbiamo finito. Dai, Saidonia, se appari un'altra volta ai miei spettatori mi arrabbierò un sacco. Poldo, lo vuoi finire tutto oggi? Sto emozionatissimo, mi piace un sacco sto gioco, bro. Mi piace davvero un sacco. Le guardie laggiù sembrano tanti bei birilli. Madonna, gravissimo. Persone morte. Scusa, voglio questa palla da bowling. Non la posso usare, evidentemente. Usiamo questa, allora. Allora, spingiamola. No. Da questo lato, bravissimo. Ok, deve entrare qui. No. Non qui. Non ti bloccare nell'angolo. Che ho fatto? Scusatemi. Skibi di toilet. Dove cazzo devo... prendo altre palle. Che vi devo dire? Qua ce n'è una. Ora, se io punto tipo verso di... Madonna, che difficoltà questo gioco. Ok. No. Mi sa che devi entrarci tu, no? Devo buttare una palla da bowling, fidati. Come fa a incastrarsi pure qua? Perché poi mi dice... Posso... Potevo prenderla. Non ci ho fatto caso. Non ci avevo fatto caso, purtroppo, ragazzi. Chiedo scusa. Non avevo visto che c'era un tasto di interazione, quindi... Va bene, ho ammazzato una persona. Chiamiamo i soldati. Pipiripiripirip. Forza. Un due. Madonna, sta parte è bellissima. Un due. A posto. Allora, adesso dove dobbiamo andare? Ah, dobbiamo usare la gru. Compagni, datemi una mano. Compagni, madonna. Comunista sfac, lui.
ma che senso? Come funziona? Ciao, sono un ponticaio, grazie al terzo mese. Ponti ciao. Ah, sono un tipo ciao. Ho letto malissimo il tuo nome. Ragazzi, voi state per morire. Sottopagati per stare mesi e mesi su una nave. E adesso morirete. Sarete dispersi nell'oceano Atlantico. Solo perché io sono una persona cattiva. Potrei nascondervi e mettervi nelle trappole e lasciarvi vivi. No, io vi lascio nell'oceano Atlantico, alla balia degli squali e della morte lenta. Nell'oceano, perché sono una persona di merda. E voi morirete per 800 euro al mese. Bravi, fate la marina, sognate di vivere nelle navi. Chi manca? Manca questo? Lukiat, dimmi le tue ultime preghiere. Dimmi le tue ultime preghiere. Dimmi le tue ultime preghiere o t'ammazzo. Giuro che Dio che t'ammazzo. Bene ragazzi, via libera, procediamo. Mi chiedo scusa ragazzi. Adesso devo spostare queste. Bellissimo. Dove le devo mettere, scusami? Le devo mettere qua. Ah no, devo liberare il passaggio. Ok, passaggio liberato. Ciao Francesco, ma ci giocavo da bimbo sulla Play 2. È un gioco incredibile, davvero, bro. Usa la gru per portarci dove ci sono quei pulsanti. Così ok, apriremo le porte. Prendo i pinguini. Madonna, è incredibile sto gioco. Quanti ne servono? Ah no, aspetta, uno va portato qua. Ok, l'altro va portato da qualche altra parte. Mettimi giù, l'hai fatto, hai espresso il suo ultimo desiderio. Lo so, bro. In fondo non ha specificato dove, lo so. Butta i pinguini in mare. No, non ci ho pensato. Non ci ho pensato, come faccio a tornare indietro? No, che palle. No, adesso la mia testa vuole solo sapere cosa succede se li buttavo in mare. Cassero di poppa. Scusate. Respawnano, ok. Forza, in marcia. Un due. Ma erano là dietro, Cristo Dio, non potevano tipo guardarmi e basta. Ok, apriamo la porta. Oh, io ho capito che parte è adesso. Metal Gear Solid. Questo posto si sta facendo affollato. Forse è meglio usare quella scatola di cartone per superare i marinai. Ci sono già entrato. La nave è sempre instabile. Il mare è grosso e mercurio. Ma non mi vede? Non è favorevole. Cioè, ma lui non si fa dubbi. C'è un fucile da cecchino. Se riuscissi a aggiungere quel fucile, potrei sicuramente risolvere il problema delle guardie. Ho un fucile. Prendete questo. Ragazzi, la violenza. La violenza. Quegli uomini sono molto robusti. Un colpo. No, ragazzi, da piccolo mi faceva troppa paura in sto gioco. Mi faceva veramente troppa ansia di loro che ti vogliono prendere. Sembrano i tuoi genitori quando ti comporti male. Ma ho munizioni infinite, meno male. Posso tipo aprire? Perfetto, ho ammazzato tutti. Ma le riviste? UFO? Punto interrogativo. Cos'è sta cosa? Sembra un anime tipo, non so. No, aspetta, non ci entro. Prima voglio vedere. Ah, mi serve la chiave. Trova la chiave. Qua posso entrare però. E queste sono delle Hard Rock Energy. Grandi monster. Vai. Comunque grazie a Legendary Rames per il Prime, bello. Scusa? Cosa? Ma è ancora lui! No. Sono stato ucciso nel peggiore dei modi. Ma orribile, pure il sangue freddo. Ma ci sono ancora i soldati, no? Quindi non devo entrare qui dentro. Ma tipo non posso sgattaiolare sotto al letto. Ma poi che stanza di merda è? No, niente, devo fare qualcosa. Con la scatola, hai ragione. Devo andare con la scatola. Usa scatola. Perfetto.
Era una scatola per birilli della Acme. Va bene. Letteralmente la Acme. Dovevo prima aprire la porta, chiedo scusa. Adesso andiamo a riprendere la scatola. Silvia! Ah no, Steve. Bello che non clippa nella scatola. Cesar! Cesar! Da Looney Tunes direttamente. Sì, sì, è l'Acme di Looney Tunes, letteralmente. Quindi così nessuno mi vede? Let's go! You are fucking stupid! You are fucking stupid! Qui dietro c'è qualcosa. You are so stupid! Ma se entro qua? No, non mi dire che era il tubo che... Vabbè, bastava fare questa cosa, in realtà. Era molto più semplice del previsto. Remember, safety first. Ho ammazzato un sacco di persone. No, ragazzi, queste sono tutte le persone che ho ucciso. Ma orribile. Ho la chiave, però. Ciao, Teo Casper. Grazie del Prime. Bello, benvenuto. Oh. Saccagnato. Patung. Fatemi prendere le monete. Ma questi non li posso uccidere mentre dormono? Ma sta dormendo con gli occhi aperti! Ma pure lui? Ha gli occhi aperti! Ma perché dormono così? Ragazzi, perché ho l'ombra sopra la testa e sul lettino sopra? Cioè, non credo funzionino così le ombre. Cioè, allora, io non è che sono un esperto di proiezioni di luce, però credo che questa cosa non sia molto giusta. Cioè, le ombre non funzionano così, però va bene, continuiamo col gioco. Il bro è molto vigile. No, sono andato nell'altro schermo. Ora attaccheremo la sala mensa. Niente prigionieri. Niente prigionieri. Guarda come corre, guarda come corre. Si stanno cagando tutti addosso. Non fate bordello che stanno dormendo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Altro livello. Compagni, datemi una mano con la scala. Mi si è bloccato? Perché si è frizzato, scusatemi? Raga? Vi si è frizzato? Vi si è frizzato? Solo il gioco si è bloccato. È vero, si è bloccato il gioco. Ah, vediamo te, ma il gioco è bloccato. Ah, boh. È vero, non si vede il gioco, perché? No, aspettate un attimo, perché sta cosa? Cioè, voi non vedete il gioco? Così? Così lo vedete? Così si dovrebbe vedere. Perfetto. Mi butto giù. Perfetto. C'è la parte della gru, mi sa, eh? Ah no, con la gru mi hanno portato sopra. Il capitano, minchia, sta parte è difficilissima. Ok, a posto, a posto. Ci siamo, ragazzi. Il nostro obiettivo è vicino. Andiamo. Il fucile è la nostra... Prendete questo! C'è un cacciatore dietro. Dalle mie parti non li hanno attraversato. Madonna, sta parte da piccola era difficilissima. Dovevi stare attento al cacciatore laggiù. Questa parte io da piccolo ricordo che avevo una difficoltà a mirare pazzesca. E non è che tutt'oggi sia cambiata la cosa. Sembra di sparare a un pesce in un stupido acquario, cosa che so fare bene. Ma cosa stai dicendo? Dov'è? Ora ti no! ho preso. Vaffanculo. Scusatemi, non l'ho visto. Madonna, io ci ho pianto qua. Ma guarda, io credo che da piccolo sta parte l'ho fatta talmente tante volte che proprio ti giuro ho perso la cognizione. Ma il capitano non si sveglia con tutto sto casino. C'ha le cuffie, sta ascoltando gli Slayer, bro. Prendete questo. Cretino di merda.
L'escargot. Maledetti, stupidi anatrocoli. Stupidi? Allora, innanzitutto tu ci sarai stupido, ciucciapiselli. Dove sei? Così è fin troppo facile. Dove sei? Dove sei? Ti vedo, Madonna ragazzi, i pianti da piccolo per sta parte. Ricordo che non riuscivo a capire veramente dove dovevo difendermi. Ha detto merda? Su, avanti, sotto. Ferma il cacciatore. Salto Fever nelle orecchie, non c'è nulla da fare. Dormi fino a dopodomani. C'hai The Fever nelle cuffie. C'ha dello shoegaze per chillare. No, alla lo-fi chill nelle cuffie. Dagli una sberla, lo sapevo. Tramortito. Ce l'abbiamo fatta. Complimenti a tutti, ragazzi. Soprattutto a te, Rico. Bravo, sì, Rico. Ottimo lavoro. Ma ha fatto tutto Skipper. Abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ora dobbiamo solo capire come funzionano i comandi della nave e condurla verso l'Antartide. Ok. E ora sbagliano e finiscono in Madagascar. Sta ancora dormendo, non l'hai ucciso. Stava già dormendo, cioè come non si è svegliato. Sono finiti in Madagascar. Io voglio vedere solo il livello del Madagascar e poi chiudiamo, sono curioso. Se qualcuno dice perché lo chiamo Madagascar, deve riguardarsi la live da capo, ok? A posto. Ringrazio tutti per la sub. I pinguini è l'associazione a delinquere più pericolosa d'Italia. Sì, è tipo la mafia. Cos'è sto caricamento? Ragazzi, io credo mi sia crashato il gioco. Ragazzi, io credo sia crashato il gioco. Credo proprio di sì, non lo so, non risponde il gioco, non c'è nulla da fare. Lo provo a riavviare, raga, che dite? Provo? È l'unica cosa che posso fare al momento, ragazzi. È proprio crashato malissimo. Carica partita. Ammutinamento, sono al 26% del gioco. Ciao mamma, grazie del Prime. Vai in ricognizione per trovare un punto d'incontro, poi chiamaci. No, io devo vedere il Madagascar, ragazzi, mi dispiace, non staccherò la live. Devo vedere il Madagascar. Mi dispiace, devo rifare sta parte, lo so, devo vedere il Madagascar. Devo vederlo, non ce la faccio, se no non vado a dormire se non vedo il Madagascar. Stupido. Tanto ormai sono diventato un pro. Basta guardarsi destra, sinistra e vedere dov'è. Nessuno può fermarmi, sono il cacciatore dello zoo. Nessuno può fermarmi, sono il cacciatore dello zoo. Maledetti, stupidi anatrocoli. Non sono stupido, tua mamma è stupida. Dov'è il cacciatore, scusatemi? Eccoti. Così è fin troppo facile. Cioè non li faccio nemmeno entrare qui dentro. Ok, easy, GG easy. GG easy, 2. Wow, sembra FNAF con i fucili. Ma vaffanculo, Leo. Five Nights at Madagascar. Ok, è il momento di vedere il Madagascar, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta, ok, non si è più bloccato. Giungla misteriosa, da ammutinamento si va a giungla misteriosa. Sei pronto? Vai. Signori, siamo in Madagascar. Siamo in Madagascar. Siamo nel Madagascar. La cutscene. Le spiagge di Rimini. Dove sono? Ehi! Ehi! C'è un crab! Il granchio blu! Era diversa la spiaggia originale. Questo è Rimini Comics. Sì, qua c'è Rimini Comics. Deve essere il nostro nuovo zoo. Ma mi sembra carente di personale. Scommetto che è lo zoo di San Diego.
Tutti saranno a fare surf oppure yoga. Ehi, un momento! Quella è la cassa di Marty! Deve essere qui vicino. Oppure naufragato. No, meglio la prima. Mi conviene trovare lui e gli altri. Forse da qualche parte c'è una mappa. Chi è che mi telefona? Sono in live. Pronto? Pronto, Giacomo? Giacomo. Non si vede? No. Ah no, ma per caso sei Bondu? Sì. Sì? Sì. E quindi? Buonasera, fratello. Grazie. Nulla. Come? No, non ho capito. Ho detto, ho sbagliato numero. Comunque sì. Piacere. Ciao, ma come fai ad avere il mio numero? Perdonami. Non lo so, sono magie. È la rubrica. Io chiamo la polizia. Ragazzi, io credo che questa persona non... Chi cazzo era? Era un numero privato. Non so chi cazzo sia. Ma che cazzo è? Oh, ma che palle! Ma come fanno? Dove... quelli delle mie parti. Non ero Giacomo, comunque. Vaffanculo ai granchi, sono incazzato! Vedi a non usare NordVPN? No, ce l'ho NordVPN. Altopiano perlifero. Vedi, vaffanculo, ma sti granchi. Cosa devo fare? Perché sono qua? Rimini è pericolosa, non sto capendo nulla delle spiagge di Rimini. Non risponderà al telefono alle 22. Lui cercava Giacomo. Io non sono Giacomo, però sapeva chi ero. E io non so chi era questa persona, perché non l'ho mai sentita in vita mia. Puoi lanciare i manghi. Vai. No, aspetta, voglio lanciare un mango. Ah, questi sono i manghi. Ma cos'è? Un tucano? Finalmente qualcuno con cui parlare. Chiedo scusa. Quando fai scherzi telefonici per sbaglio componi il numero di Poldo. Un altro figlio di troia. Per rubare le mie preziose perle, mostruoso gattaccio. Tanto per cominciare, anche se siamo a San Diego, dalle mie parti avvicinarsi a qualcuno dal davanti e rivolgersi a lui in tono piacevolmente modulato non è considerato cogliere di sorpresa. Sto livello era impossibile. Ciao Radion, grazie per la sub. Ciao mamma, grazie del Prime. Ora, ciao, ascolta, belli. Devo trovare questo non c'era amici. Nel film, dannazione. Devono allungare il gioco, bro. Vaffanculo. Devo prendere 6 perle. Scusa, dove le trovo le perle? C'è solo un fastidioso granchio. Devo compormi in fretta, altrimenti sono finito. Scusami, dove sono ste perle? Ma saranno in spiaggia. Oh! San Diego? Punto interrogativo. No, non credo sia San Diego questo. Ah, qua sono le perle. Oh, città morta. Ok. Una perla presa. Due, tre. Quattro. Ok, qua ce n'è altre. Cinque. Pesciolini! Scusate, ho avuto una reazione tremenda. Dove cazzo è l'ultima? Ma le ho aperte tutte, non ce n'è più. Ah, eccola. Vai, portiamogli le perle. Torna dal pappagallo. E arrivo. Perché la conchiglia si spaventa se ruggisci, bro? That's Madagascar! Non puoi sapere le regole del Madagascar. È tutto così imprevedibile qui in Madagascar. Madagascar. Tieni le perle, brother. Bel lavoro. Ora grazie. Ehi, è il nostro accordo? Ora dovresti dirmi dove posso trovare i miei amici. Credo di averli visti vicino alla cascata. Ora levati dai piedi. Grazie, uccellaccio. Comunque, signori, siamo arrivati in Madagascar, quindi guarda che bello. Accidenti, fa caldo. L'aria condizionata deve essere spenta. L'aria condizionata. Va bene, signori, direi che siamo arrivati in Madagascar dopo che abbiamo superato quel cafone di merda. Oh! Marty, sono qui! I baobab in giro, che forse belli. Non riesci a sentirli, devo salire fin lassù. Va bene. Dicevo, io comunque devo andare in Sudafrica.
Però non vado in Madagascar, purtroppo. Cioè, letteralmente devo andare in Sudafrica. Però purtroppo non abbiamo la tappa in Madagascar. Quindi sarà tristissimo. Io sarò là a Cape Town e non potrò andare in Madagascar. Perché vai in Sudafrica? Perché ci andiamo a suonare. No joke. Ah, col tour degli slagger. Sì, non è un joke. Guarda come mi prende in giro lui. Invece era proprio quello. Comunque, no, purtroppo non abbiamo una data in Madagascar, ma solo tipo 4 date in Sudafrica. Però purtroppo non andremo in Madagascar. Poldo triste perché non vado in Madagascar. Lo so. Però, signori, allora, ragazzi, voto al gioco di Madagascar. Dai, chat, date un voto al gioco di Madagascar da 1 a 10. Finalmente posso vedervi. Voto al gioco di Madagascar, raga. 10 su 10. 7, 15, 11, 100. Era meglio Kung Fu Panda. Secondo me è meglio Madagascar. Mi ha colpito di più. Era molto più dinamico. Invece Kung Fu Panda aveva dei livelli molto lunghi. Questo andava avanti bene. Ma questo andava avanti molto bene. Non lo so. L'ho trovato bello fluido. Infatti l'ho apprezzato un sacco. E c'è Mortino nel team menu. Mortino, sei un figlio di puttana. Mi devi 15 euro ancora. Ti ho portato 4 grammi l'anno scorso. Mi devi 15 euro, figlio di troia. Scusate, ho esagerato. Signori, direi che per oggi abbiamo dato. Questo video verrà cioè questa live verrà trasformato a video, perché è stata una live incredibile. Sto gioco è veramente bello. Penso che lo continuerò per i fatti miei, perché mi ha preso. Voglio vedere come finisce. Ma c'è Cristo in live. Reazione al collegio. No, mi dispiace, non ti raiderò se stai facendo reazione al collegio. Mi dispiace. Amichetti, no, anche gli amichetti reazione al collegio. No, ragazzi, io non raido chi fa la reazione al collegio, mi dispiace. Andrea del 1988, reazione al collegio. Oh! Oh! Ma perché fanno tutti la reazione al collegio? Guarda! Andrea del 1988, reazione al collegio. No, Joe non lo sta facendo. Saidonia non lo sta facendo. Gianco non lo sta facendo. Cristo, reazione al collegio. Amichetti, reazione al collegio. Va bene, dovremmo raidare Emerald. Avvisate che siamo da Emerald, perché tutti stanno facendo le reaction al collegio e io non voglio redare chi fa le reaction al collegio. Signori, noi siamo a 592 sub, non è aumentato di nulla il counter. Che palle, volevo far esplodere Foggia a fine live. E mi sa che il prossimo sub goal sarà uno spoiler del nuovo video, visto che ormai vi sto caricando l'hype sul nuovo video che uscirà il 9 ottobre. Noi comunque ci vediamo domani alle 20.30 in live qui su Twitch, vi faccio sapere che cosa faremo, e passate una buona serata. Io adesso vado un po' a giocare a qualcosa, penso che continuerò Madagascar.